Ciao ragazzi, nel video tutorial di oggi siamo su AutoCAD 2015 e di preciso oggi disegneremo la testa di un pistone, partendo dalla sua versione 2D fino alla versione 3D. Questo disegno è adatto a tutti gli utenti, sia a livello principiante che intermedio. Ci tengo a precisare che le misure che inserirò durante il dimensionamento non seguono nessun progetto o nessun disegno e sono perciò pensate al momento. Iniziamo quindi a disegnare. Partiremo con un rettangolo che ci darà delle informazioni abbastanza approssimative sulle dimensioni finali del nostro pistone. Il rettangolo che andremo a disegnare avrà due lati che saranno all'incirca 2/3 della sua altezza. Una volta fatto ciò, andremo a disegnare sul lato inferiore le scanalature nelle quali solitamente si posizionano le guarnizioni. Partendo dal lato destro, appunto, lasciamo lo spazio all'incirca di 3 scanalature. Dopodiché disegniamo le nostre due scanalature dove si posizionano appunto le guarnizioni e concludiamo con la parte sinistra che resta invariata. Iniziamo ora a disegnare il profilo interno. Partendo dal suo spessore, ci avviciniamo al lato destro. Successivamente ci alziamo leggermente per poi avvicinarci ancora. Concludiamo il profilo interno raggiungendo la metà della sua altezza e collegandoci col lato destro. Una volta fatto ciò, possiamo ridurre appunto il lato destro alla metà e cancellare il lato superiore. Disegniamo ora una linea che ci servirà solo da costruzione per centrare appunto il foro nel quale passerà poi il perno, che collega il pistone alla biella. Quindi disegniamo una circonferenza, dopodiché eliminiamo la linea di costruzione. Dobbiamo ora unire tutto ciò che abbiamo fatto, ad eccezione della circonferenza, in una polilinea. Quindi selezioniamo tutti gli elementi e digitiamo unisci. Dopo aver appunto creato una polilinea, andiamo a inserire il comando rivoluzione. Selezioniamo l'oggetto e i suoi assi di rivoluzione. Digitando 360 gradi effettueremo una rivoluzione completa. Ora entriamo nelle proprietà della circonferenza e sotto la voce Z centro andiamo a inserire un valore negativo, all'incirca almeno della metà dell'altezza del pistone. Possiamo comunque utilizzare un valore sufficientemente alto rispetto alle proporzioni del disegno. Una volta fatto questo, dobbiamo estrudere la circonferenza, quindi comando estrudi e inseriamo anche qua un valore sufficientemente alto rispetto alle proporzioni del disegno. Il risultato in vista 3D semplice è quello appunto di un cilindro che attraversa il nostro pistone. Ora col comando sottrai selezioniamo il pistone e successivamente il cilindro per poi premere invio. Il risultato sarà quello di aver sottratto la parte di cilindro dal pistone, ottenendo così due fori nella quale passerà il perno di collegamento con la biella. L'ultimo passaggio da fare ora è creare appunto delle scanalature, dove abbiamo appena creato i fori sul pistone. Per fare ciò, sempre con il comando linea, ci andiamo ad agganciare a un punto sulla circonferenza e spostandoci sull'asse Y creeremo una linea, la quale avrà un valore di lunghezza che dovremo poi ricordarci. Quello che dobbiamo fare ora è disegnare un rettangolo
che poi convertiremo in un parallelepipedo. Prima di tutto, utilizzando come punto l'estremo della linea che abbiamo appena creato, digitiamo come misura della linea appunto la metà del diametro del foro. Dopodiché, come lunghezza, un valore a nostro piacimento. Nel caso in cui non sapessimo, comunque non ci ricordassimo le dimensioni del nostro foro, è sufficiente andare nella pagina di disegno 2D e utilizzare il comando quota lineare per quotare il foro. Una volta fatto ciò, andiamo appunto a disegnare una linea che abbia come lunghezza la metà del foro e quindi il raggio del foro. Procediamo poi con appunto un'altra linea di lunghezza a nostro piacimento, comunque sufficientemente lunga, le dimensioni del foro, appunto il suo diametro, e chiudiamo il rettangolo. Ora dobbiamo fare la stessa cosa sulla parte inferiore, per cui partendo sempre da un punto della circonferenza, lo stesso in cui siamo partiti sopra, disegniamo una linea che abbia la stessa lunghezza della linea superiore. Nel caso non ci ricordassimo le dimensioni della linea superiore, possiamo sempre fare riferimento alla tabella delle sue proprietà. Ridimensioniamo quindi le due linee. Riposizioniamo il rettangolo che, sempre come abbiamo fatto prima, convertiamo in una polilinea. Quindi comando unisci, invio. Per fare lo stesso procedimento sotto, senza ridisegnare il rettangolo, faremo semplicemente un copia e incolla. Quindi ridisegniamo la linea delle stesse dimensioni della linea superiore. Copiamo il rettangolo e lo posizioniamo come il rettangolo della parte superiore. Quindi il comando sposta e lo uniamo alla linea. I due rettangoli che abbiamo appena creato andranno poi estrusi e sottratti al nostro pistone. Quindi li spostiamo in modo tale che la parte che venga effettivamente sottratta sia non una minima parte, ma una parte comunque visibile. Ricordo che il disegno del pistone comunque non segue nessun progetto. Quindi con il comando sposta muoviamo i due rettangoli sull'asse Z, avvicinandoli appunto al centro del pistone, eliminiamo le due linee di costruzione che abbiamo creato precedentemente ed estrudiamo i due rettangoli. Fatto ciò, dobbiamo spostare i rettangoli in modo tale che intersechino il nostro pistone. Quindi, comando sposta, selezioniamo entrambi i rettangoli e li muoviamo lungo l'asse Y. Più o meno posizionandoli nel centro dei fori. Se i rettangoli non sono sufficientemente larghi, perché per errore abbiamo inserito delle quote sbagliate o comunque ci sono venuti troppo corti, è sufficiente selezionarli e ci si apriranno dei punti che possiamo trascinare, rendendo quindi questi parallelepipedi un po' più larghi. Selezionando appunto due angoli estremi,
trasciniamo e finiamo con l'allargare i parallelepipedi. Una volta che abbiamo allargato i parallelepipedi dobbiamo riposizionarli, quindi sempre comando sposta, sempre asse Y, spostiamo i parallelepipedi. Eseguiamo la stessa procedura per entrambi. Abbiamo quasi finito il disegno. Ora, sempre utilizzando il comando sottrai, selezioniamo prima il pistone, premiamo invio, selezioniamo i parallelepipedi, premiamo invio ed essi si saranno sottratti dal 3D del nostro pistone. Il risultato è appunto quello di una scanalatura esattamente nella posizione in cui ci sono i fori per il perno. Ora, cambiando tipo di vista e mettendo ad esempio il realistico, possiamo vedere il risultato finale. Nel caso in cui poi vorremmo addirittura aggiungere un materiale come skin del nostro pistone, basta digitare materiali, selezionare il tipo di materiale o digitarlo nella barra di ricerca e trascinarlo sul nostro disegno. Il risultato di questa azione sarà appunto aver applicato un materiale al nostro elemento in 3D, il che ci dà un'idea, nonostante esso non sia stato ancora renderizzato, di come possa poi venire in versione definitiva. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a iscrivervi al canale per nuovi video tutorial, sempre su AutoCAD, e a guardare il video sulla costruzione di una turbina aerea, sempre in 3D. Spero che questo video vi sia stato utile, nel caso lasciate un mi piace e a presto con un nuovo video, sempre su AutoCAD 2015. Ciao a tutti!